Seguiamo questo corner intanto per l'Inter, pallone morbido, attenzione una mischia, la palla vi è dentro, il gol dell'Inter, crediamo sia stato Stankovic o Kili Gonzalez a mettere dentro questo pallone, forse Kili Gonzalez, la palla ha superato la difesa del Milan e si è infilata, Stankovic è stato, Stankovic, sì abbiamo visto bene, un tiro a girare. E al quattordicesimo non credo che ci sia. Hai visto un'autorete tu? No, però mi chiedo come abbia fatto arrivare. Vediamo, vediamo la palla che girava del portiere, questa palla ha girato ed è entrata. Al quattordicesimo minuto Stankovic ha portato in vantaggio l'Inter su calcio d'angolo. È uno dei primi gol su calcio d'angolo che vedo sì. Calcio d'angolo preso dal Milan. 39esimo minuto, ancora un corner da quella posizione, fascia di sinistra, ancora Stankovic che mette in mezzo e Dida poi allontana, potrebbe tirare Cristiano Zanetti, poi c'è la palla che entra in rete, il gol dell'Inter, un autorete crediamo, tiro di Zanetti al 39esimo minuto, vediamo chi è stato a colpire la palla. E gol incredibile, l'Inter tutte le sfortune che ha avute le ha tutte ribaltate questa sera. Vediamo ancora il tentativo di Dida, il tiro di Zanetti, vediamo chi colpisce. Chi è che ha colpito la palla? Forse Nesta, non ho capito. Vediamo. È un'inquadratura così Nesta sembra. Nesta forse. Forse Nesta. Calato Nesta, anche a me per un attimo è sembrato calato. Vediamo ora 2-0 per l'Inter. Attenzione a Roy Cafu. Cafu mette in mezzo, attenzione, salta dalla parte opposta a Seedorf. Vediamo Seedorf dovrebbe tirare, tiro di Seedorf, la parata in gol! Gol! 2-1 Jota, lo scorpione bianco! Lo scorpione bianco, freddo come il sangue di un cobra! 10 minuti, il gol dei ragazzi! E si va a pareggiare! Vai Milan! Rivediamo il gol dei ragazzi! Yonda lo scorpione bianco, sempre lui, Yonda lo scorpione bianco, non ha trattenuto Toldo e al decimo minuto il Milan ha riaperto la partita. Viene avanti ancora il Milan con Kakà, attenzione, punta, vai, tira, tiro di Kakà! E vai! Smoking in bianco Kakà! E vai! Dopo un minuto! Luchino vai! Guardalo! Rivediamo! Smoking in bianco Kakà! 2-2! L'ho detto che si pareggiava! Vecchio Lippi! Vai Milan! Viene avanti ancora Seedorf, fascia di sinistra. Ancora lavora la palla. Attenzione Clarence, tiro di Clarence, Seedorf, l'avevo detto, Clarence Seedorf, Seedorf, effetto Serra, 3-2 Luchino, effetto Serra, l'avevo detto. Effetto Serra, Clarence Seedorf, 3-2 per i ragazzi, vai Milan, vai che toccava lui, vai effetto Serra, che mi scaldi tutto. È meglio non fare tanto sforzo per recuperare una partita, però è andata come è andata, abbiamo preso 2 gol anche un po' strani, però alla fine credo che abbiamo fatto una reazione importante, abbiamo fatto vedere che siamo una squadra, perché nessuno ha puntato il dito all'altro, siamo entrati in campo con la mentalità e la convinzione di poter farcela, allora poi l'abbiamo fatta. Cosa dire Clarence? Niente, mi sembra, ho già visto questo film una volta, solo che giocavo con gli altri. ma lì serviva per pareggiare, qui serve per vincere Clarence. Sì. Ma anche quel pareggio era importante. Comunque questo non lasciamo stare il discorso Inter Milan. Il discorso è che questo gol
serve moltissimo alla squadra, sono veramente contento anche perché credo che meritavamo veramente questa vittoria, perché abbiamo giocato bene, abbiamo creato occasioni, siamo andati sotto eppure siamo riusciti a vincere questa partita, un doppio soddisfatto.